Benvenuti in questo nuovo video. Oggi approfondiremo un grande e sorprendente mistero di Medjugorje. Prima però ti invito ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per rimanere aggiornato sui nostri video del canale. La famosa credente cristiana Mirjana afferma che la data di rivelazione dei 10 segreti è molto più vicina di quanto pensassimo. Chi segue le apparizioni della Madonna di Medjugorje sa già cosa sta per compiersi in questi giorni la profezia della Madre di Cristo. Tutte le disgrazie di questo periodo, come le guerre o le epidemie, non servono ad altro che a ricordarci che il tempo dell'apparizione della Madonna è vicino. Così è stata la visionaria Mirjana a far capire in una recente intervista che alcuni degli eventi descritti nel segreto di Medjugorje si stanno avverando e che siamo molto vicini. La Madonna sta per fare la sua rivelazione, garantendoci di scoprire la verità riguardo questi 10 segreti, riguardanti finalmente eventi positivi e non di disgrazie esistenziali per l'uomo. Ecco cosa ci ha detto Mirjana. Mirjana afferma che la Madonna le abbia comunicato molte cose. Gli astri sembrerebbero già in movimento. Il suo libro verrà pubblicato quando gli astri combaceranno con alcuni eventi importanti per il mondo. Bisogna, dunque, attendere affinché finalmente questo libro venga pubblicato e distribuito tra i fedeli. Mirjana dice ancora che la Madonna non è venuta per annunciare la distruzione del mondo e dell'umanità, ma al contrario, per annunciare il trionfo di Cristo sul diavolo e la salvezza delle nostre anime. Questo è un punto di svolta molto importante, poiché ci garantisce l'amore di Dio nei nostri confronti e ci chiede di rinunciare al peccato e al demonio per abbracciare la grazia della Madonna e dello Spirito Santo. Nel lontano 1984, la Madonna ha chiaramente affermato alla veggente di aver dato indicazione a Padre Peter di rivelare alcuni dei segreti in una data ben precisa. Questo Padre Peter è uno dei preti più importanti del mondo intero. Inoltre, il famoso Padre Peter, in una recente intervista a Radio Maria, ha affermato che la data dello svelamento dei misteri è vicina e che molto presto tutte le disgrazie finalmente finiranno per lasciare spazio al nuovo regno di Dio sulla terra. Analizzando queste parole, noi non possiamo che avere fede in Dio, poiché non sono delle profezie di male e sofferenza, ma al contrario di salvezza e liberazione. Dobbiamo gioire di tutto ciò che Dio ha creato per noi e dobbiamo aspettare nello scoprire i nuovi segreti della fede che ci vuole rivelare i tempi che stiamo vivendo, indicando in modo palese che siamo molto vicini ad un necessario cambiamento spirituale. Dio ci mette alla prova e le sue fatiche sono veramente molto dure e difficili da superare. Eppure, chi avrà fede verrà ricompensato. Terremoti, guerre e crisi economiche, oltre alla pandemia e ai cambiamenti climatici, simboleggiano che i segreti stanno per essere rivelati finalmente. Alcuni pensano che 40 anni siano un tempo troppo esteso e che quindi i segreti sarebbero già dovuti essere rivelati. Sbagliato, ma i tempi di Dio non sono quelli degli uomini. Mirjana farà quindi finalmente leggere i messaggi da Padre Peter, ma solo quando Dio deciderà che è giunto il momento di leggerli. Non un minuto prima e non un minuto dopo, ma solo quando l'Altissimo vorrà che ciò sia donato all'umanità, poiché Egli ama i Suoi figli e non potrebbe vivere senza di loro, ma non può rivelare tutto ciò che ha creato per noi. Sia Mirjana che Padre Peter sono ormai molto anziani, quindi è chiaro che non manchi troppo alla rivelazione. Non ci resta che pregare, così da allietare Dio mentre si prepara a rivelarci tutti i segreti che Mirjana ha previsto che Egli ci rivelerà, grazie alla ricomparsa della Madonna al santuario sacro di Medjugorje. Preghiamo, allora, così da ricordare a Dio che noi siamo fedeli Suoi credenti e che mai cadremo nel peccato, poiché viviamo solo in un unico grande Padre onnipotente. Solo così, grazie alla preghiera, Dio si renderà conto che è giunto il momento di svelarci i suoi misteri e cesseranno terremoti,
pandemie e tutte le altre sventure. Fino a quel momento, restiamo in attesa del divino e dei suoi segni di speranza.